arrivati con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo giunti a Bagnoli Irpino in provincia di Avellino, il comune dalle origini antichissime, si trova a 650 metri sul livello del mare e conta circa 3.000 abitanti. Bagnoli Irpino è noto per il bellissimo lago di Laceno e per la produzione del tartufo nero di Bagnoli Irpino. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Anna Teresa di Capua. Benvenuti a Bagnoli Irpino. Bagnoli Irpino è un piccolo borgo della provincia di Avellino situato alle valle del Monte Cervialto. Il comune di Bagnoli Irpino consta di circa 3.000 abitanti ed è un territorio incastonato nella natura, circondato dal verde. Tanto è vero, la punta di diamante del nostro comune è il Lago Laceno, l'altopiano del Lago Laceno situato a circa 1.100 metri sul livello del mare. Attorno al nostro altopiano spicca il Monte Cervialto di circa 1.600-1.700 metri. Il punto di forza del nostro comune e il turismo di fondamentale importanza e meritano di essere nominate sono le nostre grotte del Caliendo, sono grotte di origine carsiche. Diversi sono anche i monumenti di interesse artistico, religioso, storico presente nel nostro territorio, sia per quanto riguarda giù il paese che per quanto riguarda l'altopiano del Laceno. Giù in paese meritano di essere ricordati il Castello Cavania, di recente oggetto di lavori di restauro, di ristrutturazione, e numerosi monumenti di natura religiosa. Una tra queste è anche il convento di Santa Caterina, dove oggi siamo ospiti, e che risale ad origini molto molto antiche. Oggi è sede della nostra sede municipale. Per quanto riguarda sempre il paese, merita di essere ricordato anche la chiesa di Santa Maria Assunta e il convento di San Domenico. Il territorio del nostro comune è ricco anche di prodotti tipici, primo da tutti il nero di Bagnoli, il tartufo nero, si svolge ogni anno l'ultimo weekend di ottobre, un evento che è incentrato sulla promozione, sulla valorizzazione del nostro tartufo nero di Bagnoli e per la produzione di castagne IGP di Montilla. Bagnoli merita di essere visitato. Nella splendida parrocchiale di Santa Maria Assunta andiamo ad incontrare Don Stefano Dell'Angelo, parroco di Bagnoli Irpino. La comunità ecclesiale di Bagnoli Irpino inizia la sua vita nel 1200, quando il casale San Lorenzo, per sfuggire alle scorribande dei banditi, si rifugiò qui in una parte più alta e più difendibile e quindi cominciò a sorgere la comunità, perché si raggrupparono diversi casali, quello che oggi corrisponde un po' a tutto il paese, a tutto l'agglomerato. Ed è proprio in questo luogo che sorse la prima chiesetta all'inizio, poi nel 1400 una chiesa a tre navate diversa dalla precedente, poi nel 1700 fu messa a terra quella chiesa perché aveva subito vari incendi e su quella, ingrandita, sorse quella che voi vedete adesso, che fu consacrata proprio nel 1760 dopo circa una cinquantina d'anni per costruirla. La devozione principale per quanto riguarda la comunità cristiana riguarda il culto dell'Immacolata,
che è iniziata nel 1600, quando la comunità fu liberata per intercessione di Maria, il popolo ha avuto sempre questa grande fede, dalla peste del 1656. Durante quella peste morirono anche gli autori del coro ligneo, sempre del 1600, e del battistero della chiesa. C'è stato un secondo intervento importante nel 1799, c'è una lapide davanti alla chiesa sulla facciata, la liberazione dei francesi. Oltre questa devozione alla Madonna c'è anche quella di San Rocco, per esempio a San Rocco c'è la vacca di fuoco, come poi per l'Immacolata c'è il canto delle Verginelle, che è proprio un canto proprio sentito, che delle ragazze vestite in costume elevano alla Madonna al termine di tutti i festeggiamenti. Il Venerdì Santo è importante perché sono devozioni sentite da tutto il popolo cristiano, ma qui a Bagnoli sono sentite un po' in più, perché Ambrogio Salvio, vicario generale dei Domenicani, fece arrivare dalla Terra Santa una sacra spina proprio originale, che poi si bacia al termine di tutte le celebrazioni del Venerdì Santo, dopo la Via Crucis vivente che i giovani del paese e anche gli adulti, diciamo, vivono. Tutto quello che vedete in questa chiesa è tutto opera di artisti bagnolesi, perché nei secoli passati c'è stata una fiorente scuola di arti e mestieri. Il messaggio è questo: la fede va provata, nel senso che la fede va accompagnata dall'amore fraterno. Quindi a vivere quella parola che tante volte ascoltiamo, ma che tante volte abbiamo difficoltà a tradurla nella pratica della vita. Adesso con l'assessore alla cultura Maria Varricchio andiamo a percorrere l'itinerario più bello del centro storico di Bagnoli Irpino. Benvenuti in questo luogo suggestivo dal quale comincia il nostro viaggio ideale nel borgo di Bagnoli Irpino. È un luogo particolare per questo paese perché da un anno è stato restituito al suo popolo, ai bagnolesi che aspettavano da più di 200 anni di vederlo popolato e rivissuto nuovamente. È una struttura essenziale, spartana nello spirito e normanna nello stile. Non ci sono testimonianze sicure sulla sua datazione, però sappiamo, in base alle similarità con altre costruzioni normanne sparse nell'Italia meridionale, che dovremmo datarlo all'incirca intorno al XII secolo. Come potete vedere è una struttura scarna, e perché inizialmente il suo scopo era quello di presidio militare, poi col tempo è diventata sede di una delle più importanti famiglie di Bagnoli, la famiglia dei Cavaniglia, che dà il nome al castello, anche se impropriamente, perché la struttura è normanna, dunque antecedente al 500. Perché i Cavaniglia sono importanti per questo paese? Perché hanno, attraverso l'opera di alcune eminenti personalità, contribuito allo sviluppo culturale del nostro borgo. Partiamo per esempio dal 500 con la chiesa di San Domenico, eretta per volontà di Margherita Orsini, che aveva perso il marito nella strage di Otranto ad opera dei turchi e volle erigere un importantissimo complesso. Ovviamente, essendo spagnola, Margherita preferì che fossero i domenicani a gestirne la struttura, e posso dire che grazie ai domenicani
domenicani, in particolare uno di essi, Ambrogio Salvio, quel convento ha assunto un'importanza preminente anche dal punto di vista culturale. Il complesso di San Domenico contiene un'opera che definire un gioiello è dir poco, la tela del Marco Pino da Siena, che rappresenta la Madonna del Rosario. Ed è una sorta di testimonianza della fede di questo paese verso il culto mariano e in qualche modo è anche una sorta di celebrazione di quella che è stata la vittoria più importante ottenuta dai cristiani contro i turchi nella battaglia di Lepanto del 1571. Ecco, se volessimo fare un passo indietro e portare il viaggiatore attraverso le viuzze di questo paese, dovremmo cominciare dal castello Longobardo. Noi vedremmo dal belvedere di questo castello un panorama che definire mozzafiato è dir poco. Per quanto riguarda invece la storia piccola delle nostre comunità, è bello raccontare che questo paese è stato un luogo di incontro tra due culture, quella dei bagnolesi e quella degli ebrei, sì, perché dal XIII secolo sono approdati in questo borgo ebrei in cerca di una patria e qui l'hanno trovata, hanno trovato una accoglienza che nel corso dei secoli è diventato quasi una fusione. Ecco, portando il viaggiatore, il turista che voglia scoprire il nostro borgo dal castello Longobardo, ci inoltriamo proprio nelle viuzze che compongono questo quartiere della Giudecca. Passando lungo le viuzze che praticamente ci separano dalla piazza, possiamo ammirare innanzitutto il Palazzo del Municipio, che nel 1500 era denominato Palazzo della Tenta, perché lì la famiglia Cavaniglia fece impiantare una tintoria. Lasciando il Palazzo della Tenta, sempre procedendo sulla destra, il turista non potrà non notare una particolarità stupefacente, un albero di carpine incuneato, incastonato nella torre dell'orologio, che praticamente anch'essa è antichissima. Noi scherziamo dicendo è nato prima l'albero o l'orologio, non lo so. Sappiamo, perché veramente sembrano un tutt'uno. Ecco, lasciando questa via che è la via Garibaldi, giungiamo in quello che è il centro del paese, la piazza, Piazza Leonardo di Capua, intitolata allo scienziato che nel 1600 ha dato tanto onore al nostro paese. Da un lato della piazza notiamo che si staglia un altro palazzo gentilizio, appartenuto a due famiglie importanti, alla famiglia De Cavaniglia nel 1500 e poi passato alla fine del 500 alla famiglia Gargano. Al lato della piazza c'è un'altra bellissima chiesetta, la chiesetta di Santa Margherita, prende il nome da Margherita Orsini, la stessa che aveva finanziato inizialmente la chiesa di San Domenico e che fece erigere questa piccola chiesetta che era sede del Parlamento locale nel XVI secolo. Bagnoli Irpino è terra di accoglienza, solidarietà e tante tipicità. Per sapere tutto questo andiamo ad ascoltare Giuseppina Di Crescenzo dell'associazione Amici del Ruanda. Siamo a Bagnoli Irpino, in località Laceno, e ci troviamo nello specifico in uno dei ristoranti tipici della località. Il ristorante Lo Spiedo, che viene gestito da Nicola Memoli, qui presente, nonché dalla mamma di Nicola, la signora Infante. Ora, molto brevemente, mi presento. Io sono la segretaria dell'associazione Amici del Ruanda Ollus, che è un'associazione che si occupa di volontariato in Ruanda. La nostra associazione gestisce un orfanotrofio che attualmente ospita circa 100 bambini e poi gestiamo anche la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
e abbiamo lì invece 400 bambini che provengono dall'esterno. Ovviamente tutto questo viene gestito e portato avanti con l'aiuto dei bagnolesi. Accanto quindi a questa dote naturale che viene proprio spontanea ai bagnolesi, c'è questa tavola che parla un po' anche di quella che è un'altra ricchezza, che è la ricchezza del nostro territorio. Prima di tutto parlo del sottobosco, quindi funghi, funghi porcini, funghi chiodini e altre tipologie di funghi che vengono tranquillamente usati anche dai ristoratori qui e vengono serviti. Poi abbiamo ovviamente il nostro fiore all'occhiello, che è il tuber mesentericum, che è il tartufo. La particolarità del nostro tartufo è la percentuale di acido fenico presente all'interno. Viene trovato attraverso una espressa figura, si sta cercando anche di avere un riconoscimento giuridico della figura del cavatore di tartufi, e viene fatto mediante i cani. Abbiamo prima di tutto quello che è il piatto, lo definirei quasi un piatto, il principe della nostra tavola, voglio dire, l'insalata di tartufi bagnolese, che è prettamente bagnolese, cioè ci tengo a ribadirlo perché non si trova in altre realtà. E poi il tartufo viene usato condimento, nel caso specifico su dei ravioli che sono prodotti ovviamente sempre a livello artigianale, qui non esiste la catena industriale. Dicasi altrettanto per quanto riguarda un altro tipo di pasta che è simile allo scialatiello, ma diciamo fatto di acqua e farina sostanzialmente, sempre la signora qui accanto a me. Voglio passare adesso invece a un altro prodotto che potete qui vedere, le castagne, quindi zuppa con castagne e fagioli, castagne e ceci, e si fa anche un ottimo amaro alle castagne che viene prodotto artigianalmente proprio in loco, ma anche ovviamente dal ristorante Lo Spiedo. Poi un'altra particolarità è il fagiolo tabacchino, con cui vengono fatte appunto, oltre delle minestre, vengono fatte anche delle zuppe ed altro. Volevo parlare anche in particolare dei formaggi, perché Bagnoli ovviamente nasce come un paese di allevatori, quindi allevatori di mucche e allevatori di pecore, quindi dei prodotti di pregio della nostra tradizione, quindi anche diciamo della nostra attualità, sono ovviamente il caciocavallo podolico e poi c'è il pecorino bagnolese. Ovviamente tra i prodotti del sottobosco non possono mancare le fragoline di bosco, i lamponi ed i mirtilli, e devo dire la verità, oltre a essere usati per fare qualche gradevole dolce, vengono usati anche per degli amari, e abbiamo i vini irpini che ormai sono famosi in tutto il mondo. Sottolineare, come potete vedere, su questo tavolo ci sono delle sculture in legno, e qui mi ricollego a quella che è un'altra delle tradizioni del nostro comune, della nostra comunità, che è l'intaglio. Il papà di Nicola si diletta nell'intaglio. Vi aspettiamo a Bagnoli Irpino! Corino Ferrante, assessore al turismo e all'agricoltura del comune di Bagnoli Irpino, andiamo a scoprire altre curiosità del luogo. Come abbiamo avuto modo di vedere, abbiamo una terra sana e piena di bontà. Piena di bontà ci dona tanti prodotti, dal tartufo, ma innanzitutto dalla nostra castagna, che è un prodotto IGP. E io un'attenzione particolare la darei ai nostri prodotti lattiero-caseari, ed in primis il nostro pecorino bagnolese, dato da un latte di una nostra pecora autoctona, che ci dà dei formaggi e dei prodotti veramente eccellenti. Una cosa della quale ne andiamo orgogliosi nel nostro borgo è che quasi tutte le case hanno un piccolo orticello proprio a manifestare la cultura che la nostra gente, la nostra collettività ha per il territorio, cultura ed affezione. Per noi la terra è vita.
sono gli abitanti a rendere unici i comuni italiani, e quindi una volta giunti a Bagnoli Irpino non potevamo non sentire la simpatica signora Mirella Beatrice. Veniteci a trovare, perché questa è una terra che parla, è una montagna che parla. Chi viene qua è tutta salute. E quindi io sono di origine della provincia di Salerno, però mamma volle rimanere a Bagnoli Irpino perché è un paese ricco di tutte le qualità. Per cui vi invito a venire a trovarci, perché mangiate ancora genuine e noi la mangiamo, perciò stiamo benissimo senza che andiamo dal medico. Quindi vi prego caldamente di venirci a visitare a Bagnoli Irpino, perché c'è aria, acqua e produzione propria. Michela Di Capua, assessore alla comunicazione del comune di Bagnoli Irpino, andiamo a conoscere la bella storia di San Guglielmo. Siamo qui nella chiesetta di Santa Nesta di fronte al Lago Laceno. Questa chiesetta è ricollegata alla storia di San Guglielmo. San Guglielmo, venuto da Montevergine, fu colpito da questo paesaggio montano con una vegetazione densa e dal colore delle acque del lago. Decise di sostare qui e di dedicare le sue giornate alla preghiera e alla mortificazione del corpo. San Guglielmo fu raggiunto da San Giovanni da Matera, un suo caro amico e compagno che aveva conosciuto e che aveva incontrato a Ginusa. Durante il soggiorno qui al Lago Laceno, San Guglielmo ebbe l'apparizione del Signore. Durante questa apparizione non dimenticò l'amico e compagno San Giovanni da Matera e pregò il Signore affinché anche il suo amico potesse vederlo. Il Signore gli rispose: va e chiamalo. Quindi anche San Giovanni da Matera poté vedere il Signore. La prima chiesa, situata sulle sponde del lago e sopra alla grotta, successivamente è stata trasformata in una casa per pellegrini e intorno agli anni 50 del Novecento è stata ricostruita questa chiesa da alcuni fedeli. Bagnoli per me sono le mie radici, sono i miei nonni, sono le tradizioni, sono le montagne, sono la pace, sono la storia, la tranquillità, il buon cibo. Dopo aver studiato fuori ho deciso di ritornare nel mio paese e di investire il mio futuro, le mie energie qui in mezzo alla mia comunità.
Ok ragazzi, invito tutti a venire a Bagnoli, vedete le meraviglie dei nostri castagneti, a raccogliere castagne a Bagnolo, vedete, con il mio cane Nala. Grazie, ciao a tutti. Bagnoli Irpino vi aspetta con tutte le sue positività e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Bagnoli Irpino in provincia di Avellino. Ciao! Evviva Bagnoli Irpino, sempre! E tra le positività di Bagnoli Irpino senz'altro c'è il formaggio bagnolese della signora Concetta e del signor Agnello. Venite qui ad assaggiarlo!